Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man con voi Vincent. E già partiamo con un'aggressione qui. Ah, da quella parte. Cavolo, intanto ho tante belle cose da dover fare. Ma vabbè. Oh! Aia! Oh! Volevi quindi, eh? Oh cavolo, oh cavolo! Oh cavolo! Oh, che caspita! Buonanotte! No! Ok, adesso! Non proprio adesso, ma vabbè. Bene, siamo partiti proprio male. Per motivi personali che mo non vi sto a dire. E vabbè. Grazie mille. Sarebbe andata molto meglio. Ma vabbè. Olè. L'elicottero. Ma che succede? Guai? Ah. Herman, da quanto tempo? Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà vigilata? Ragionissimo. Ops, siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo o verità? No? A schiaccio pollici? Ok, a pugni in faccia. Che fanno male però. È tosto questo. Ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci. Vuoi combattere? E allora combattiamo. Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Oh cavolo. Sono stupido. Tu parli troppo. Oh. È questione di punti di vista. Per dire con quale standard si tratta. Posso finalmente danneggiarlo. No, devo danneggiarlo adesso. Mannaggia, vabbè. Perché lo fai, Herman? Perché altrimenti mi uccideranno. Wow! Arriva! No, non posso. Ah! No. Ok, curiamoci. No, vabbè, non è servito un cavolo di niente. Vai. Ok. Se confesserai, ti aiuterò. Porca miseria. No. Non posso. Devo andare a prendere quell'altra cosa. Ok. Prendi. Mo che primo piano. Aia. Ok, adesso. Non proprio adesso, ma vabbè. No, 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 no. Ero proprio sulla soglia della morte. Sai, ormai la gente non va più in banca. Hai avuto fortuna con quei contanti. Ma se vuoi rapinare una banca, prova il day trading. È di gran moda. Non va affatto bene. Oh, andiamo, Herman. Ok, aspetta un attimo. No, ma... Farlo, sono morto! Sono stati molto chiari!
Questa farà male! Mi preoccupi, Herman! Non è te avere qualcuno! Cavolo! Hai detto maschere! Questi tizi in maschera, cosa faranno con i soldi? Ah, madonna! Dopo questo colpo io ho chiuso! Ok, questa colpiscila di testa! Arrenditi e ti proteggeremo! Impossibile! Tu non hai idea! Credimi! Ok! Brutto figlio di... Ultima opportunità di arrenderti! Ah! Sono serio! Hanno ucciso l'uomo ragno! Ultima opportunità di arrenderti! No, sono madonna! Sta fermo! Rinuncia prima di farti male sul serio! Ah, non ti muovere! D'accordo, prima scherzavo! Ma questa è l'ultima, ultima opportunità! No, niente, mi devi per forza rompere i... Meglio se non lo dico, al che non parlo troppo. Ma porca miseria! Ma come si fa? Me lo vuoi spiegare? Ha fatto più male a me che a te. Vabbè, mi sto rompendo. D'accordo, prima scherzavo! Ma questa è l'ultima, ultima opportunità! Giuro! Donde sta? Ma mi devo colpire. A volte le sfortune ti piombano addosso, letteralmente. Ma perché a me no? Era terrorizzato, disperato. E all'improvviso questi demoni sono ovunque. Ma che infatti, lo vedevo abbastanza spaventato, il nostro okay. Caro Herman. Shocker, è tutto tuo! Ottimo lavoro. A Raft lo aspetta una cella speciale tutta per lui. Non ci sfuggirà ancora. E poi credo proprio che stesse lavorando per la banda dei demoni. Banda dei demoni? Sembra un titolo del Daily Bugle. Ehi! Il Bugle è un organo di stampa rispettabilissimo! Su questo avrei da obiettare. Beh, so che alcuni dei loro reporter sono in gamba. Comunque, hai ricevuto altri rapporti su questa banda di... tizi in maschera? Ti aggiornerò appena possibile. A proposito, quanti danni hai causato dentro quella banca? Credimi, non vuoi saperlo. Non dovevo chiederlo. No, volevo andare sull'elicottero. È stato lungo. Devo rimettermi in pari con gli eventi in città. Esplora la città, eccetera, eccetera. Ah! Ok, giusto per Fanacus. Mettiamoci per bene. Proprio modo a passare la macchina, ma vabbè. È stato complicato, però alla fine ce l'ho fatta. Fatto sta che quello fa un male che non si capisce. Un messaggio di Doc. Peter, forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro. Ho un piano, ma mi serve tempo. Dobbiamo resistere per il bene della scienza. L'indomito Otto Octavius. Gran notizia. Speriamo che il piano funzioni. Chissà qual è sto piano. Boh. Spero che vada tutta meraviglia, visto che ho un piano. Ehi, ho esaminato i rapporti sui demoni. Vedo che hai cambiato idea. Sembrano fuori controllo. Hanno attaccato le proprietà di Fisk. Stanno contrastando Fisk. Cavolo. Pensi anche tu quello che penso io? Guerra tra bande. Dobbiamo provare ad anticiparli. Quali sono i covi di Fisk che ancora non hanno colpito? Vediamo. Una pattuglia ha segnalato attività sospette nel suo cantiere navale di Portside. Grazie, Yuri. Vado subito. Aia. Si è fatto molto male quello. Ehi, Yuri. Sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Per punizione. Mando un agente a incontrarti sul posto. Si chiama Jefferson Davis. Lui conosce la zona. Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk.
Se esiste qualcuno informato su quel cantiere, è senza dubbio lui. Ok, ok, cari ragazzi, io direi di finirla qui. Aspettate ragazzi, perché qui c'è uno che fa il cattivo. Oh! Accosta il veicolo, ora! Lasciateci in pace, vogliamo solo farci un giro. Siete un pericolo per tutti, non costringeteci a usare la forza. Vai! Almeno non stai messaggiando. Almeno quello. È la tua fermata. Volevi. E stravolevi. Quanti ne so? Ah, 4. 4 bimbi in un'unica macchina. Vabbè, ci sono posti per tutti. Meraviglioso. Peccato che non riesco. Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto. Oh! Aiuto! E dai! Oh! No, c'è da dire che. No, sempre così va a finire, veramente. Mi state rompendo. Vabbè, io direi che con questa puntata possiamo finirla qui. Cosa abbiamo qui? In realtà avrei anche questo. Come anche questo. Inoltre ho sbloccato anche questo qui. Ah no, ve l'avevo fatto vedere. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se questo è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se l'avete ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata, dove andremo a visitare questo, dove andremo a perlustrare questo magazzino, insomma, di Fix, avevo detto. Ma vabbè. Capolavoro. Certo, si è messo in mezzo pure quello. Mentre invece andiamo a fare quest'ultima cosa, ma che sia veramente l'ultima. Se no ci stiamo gli anni. Oh! Ragazzi, non potete continuare a evadere l'imposta sul reddito. No! E perché non me lo fa? No! No! No, inutile, raga, oggi non è giornata con sti criminali, veramente.